Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto il primo video di una serie, una miniserie che tanto mini non è perché in realtà sarà una serie da 10 video, quindi andrà avanti nel tempo, ma cercherò anche di organizzare tutto in modo da compattare il tutto e non ovviamente portarlo avanti per 10 settimane, ma magari per 3-4 settimane. Poi vedrò e vi dirò ovviamente in pagina. Detto questo, di cosa si tratta? Allora, ho fatto un piccolo giochetto con me stesso, ma che poi voglio portare anche a voi. Sostanzialmente ho scelto 10 giocatori del passato, quindi già ritirati, 10 giocatori di diversi ruoli, un portiere, 3 difensori terzini, 3 centrocampisti di vario tipo e 3 attaccanti ovviamente di vario genere, e ho cercato di fare ovviamente una specie di stima, una valutazione del valore potenziale che questi giocatori avrebbero attualmente con questo mercato strampalato. Come sapete, l'acquisto di Neymar del PSG, tralasciamo il fatto di come sia venuto questo acquisto, ha però alzato l'asticella e i valori sono gonfiati. E questa bolla sta per scoppiare, poi scoppiata forse no, lo vedremo nel prossimo mercato. 222 milioni, la cifra record di sempre. A questa cifra sono susseguite cifre enormi, quelle come quella di Mbappé, che è in prestito con diritti di riscatto fissato sui 150, non mi ricordo, Coutinho 120 più 40, insomma i 100-105 di Bale, i 105 di Pogba, i 97 di Neymar non dichiarati, ok? Sono stati ampiamente superati da Neymar stesso, da questo Coutinho, da Mbappé e sicuramente verranno superati nel caso in cui ci saranno cessioni importanti. Ricordiamoci che lo stesso De Bruyne, giocatore che adesso è tra i più affermati in Premier League, è stato acquistato a solo 72 milioni 2 anni fa, perché 2 anni fa i prezzi erano quelli, anzi il 100 era visto come cavolo, 100, Bale 100 record, invece oggi il 100 potrebbe essere l'acquisto di un qualsiasi giocatore nel reparto da centrocampo in su. Quindi ho voluto prendere questi 10 giocatori, e li porterò uno ad uno, e fare una stima di valutazione. Ricordiamo che il valore di mercato non esiste, nel senso che esiste, ma il valore di mercato si ha nel momento in cui il mercato si incontra, o meglio, quando domanda e offerta si incontrano per le valutazioni dei giocatori. Non c'è scritto da nessuna parte un valore di mercato. Nei libri contabili, nei bilanci, sono scritti i valori, ovviamente, al costo storico, ammortizzati per la vita utile. Ma questo è un altro discorso. Per quanto riguarda il valore di mercato, quando domanda e offerta, quando squadra cedente e cessionaria, insomma, si incontrano, si valuta una valutazione. Come avviene questa valutazione? Intanto ci sono i parametri. Primo il giocatore in base alle presenze che ha avuto in nazionale, in base ovviamente al ruolo, perché un portiere a parità di condizioni vale meno di un attaccante, e anche in base al blasone e al potere contrattuale delle squadre, delle due squadre, c'è cioè una squadra, se io Juventus vado alla Real Madrid, ho un potere contrattuale forse un pelo più minore rispetto a quello della Madrid. Se io Juventus vado dall'Atalanta, ne ho io di più. Però anche da parte della squadra che poi mi cederà il giocatore dipende, perché ovviamente tante sappiamo che approfittano appunto per il discorso giovani e non giovani. Insomma, ci sono tanti fattori da tener conto. Ovviamente io squadra che voglio comprare un giocatore arriverò con un'offerta più bassa rispetto a quella che ritengo soddisfacente, perché se ovviamente già sparo alto, l'altra squadra sarà indotta anche, secondo certi fattori, alzare un po' l'asticella. Quindi se io ritengo che 150 sia il valore giusto, magari parto con 120 e si troverà in mezzo. Stessa cosa per quanto riguarda la squadra che mi andrà a cedere il giocatore, non chiederò ovviamente un prezzo basso, ma punterò in alto sperando che ci si incontra, tra la domanda e l'offerta si incontrino e ci si trovi a metà via, insomma i prezzi sono un po' così. Insomma, queste sono le cose come vanno più o meno nella prassi, ovviamente sono tanti fattori da tener conto, appunto nazionale, presenze, blasone, potere contrattuale, appunto i premi individuali del giocatore, perché un giocatore varia anche a seconda non solo del ruolo, che è importante, ma anche di quello che ha vinto come giocatore, come squadra, e ovviamente c'è anche il discorso della valutazione del giocatore, cioè il giocatore vuole o no trasferirsi. Questa cosa è molto importante perché sappiamo che i giocatori negli ultimi anni, anzi forse ormai da 20 anni, dopo la sentenza Bosman nel 96, ha acquisito tanto tanto più potere rispetto alla società stessa. Vedo questo, io vi mando la sigla perché sfumiamo un po' questa premessa, di quindi ricordiamoci che queste sono stime, io faccio delle stime, anche perché ovviamente parliamo di giocatori ritirati che non giocano più, ma le stime sono anche stime nel momento in cui si parla dei giocatori attuali. Tipo in Transfer Market fanno delle stime, non c'è scritto da nessuna parte quei valori, non sono scritte da nessuna parte, ma sono delle stime ovviamente tenendo conto del rendimento attuale, degli ultimi anni e di vari fattori che tengono conto gli utenti di quel sito e chi lo gestisce. Quindi sigla e poi iniziamo con il giocatore di oggi che è il portiere tedesco, ex portiere tedesco, Oliver Kahn. Oh, wow.
Chi era Oliver Kahn? Oliver Kahn secondo me è stato il portiere tedesco più forte che io abbia mai visto. E si parla tanto di Neuer, e per me Oliver Kahn era su quei livelli, ovviamente un portiere diverso, anche per età anagrafica, ma anche per generazione di portieri. È un portiere che è nato nel 1969, quindi viene un po' prima di Buffon, infatti Buffon e Kahn non gareggiano molto come miglior portieri perché Kahn ha avuto il top appena prima che Buffon avesse il suo top. Infatti ricordiamoci che Buffon gareggia di più con Casillas. Detto questo, Oliver Kahn nasce nel 1969, giocatore tedesco, proprio tedeschissimo anche d'aspetto, a 25 anni si trasferisce al Bayern Monaco per la somma di 2,5 milioni di euro, quindi ho convertito da marco tedesco ad euro, giusto per farvi capire un po' meglio. Quindi 2,5 milioni di euro attualizzate a quel tempo, quindi chiaramente senza contare l'inflazione e quant'altro, solo per dare un'indicazione. Quei 2,5 milioni di euro, che erano 4 milioni qualcosa di della moneta tedesca appunto, ovviamente con il fenomeno inflattivo ora sarebbero molto di più, questo lo sappiamo. E è una cifra comunque irrisoria, perché in quegli anni, nel 94, qualche cifra iniziava già a lievitare un pochino. Però se pensiamo al tempo, diciamo che Oliver Kahn era un giocatore ancora abbastanza emergente, non era al top della carriera, quindi una cifra più bassa, tenendo conto del fatto che era un portiere e che soprattutto veniva una squadra molto più scarsa e meno blasonata rispetto a quella che era il Bayern Monaco. Quindi il potere contrattuale qua si è fatto sentire molto. Per Oliver Kahn diciamo che il periodo migliore di forma va dal 99 al 2002 con la finale dei mondiali persa contro il Brasile, quindi tra i 30 e i 33 anni. Diciamo che è un giocatore che è sempre stato forte, ma ha avuto un apice chiaramente in un'età abbastanza matura per un portiere, perché dai 30 ai 33 anni diciamo che è proprio il boom del portiere, quindi è rimasto in linea un po' con quelle che sono le statistiche. E allora, per trovare la sua stima, innanzitutto cosa pensiamo? Pensiamo a quelli che sono stati in questo mercato recente, quindi il mercato degli ultimi, dopo Kahn ovviamente, degli ultimi anni, delle stime di cui si parla attualmente per i portieri, e quello che è successo per quanto riguarda i portieri, e vediamo cosa potrebbe succedere nel caso in cui Kahn ovviamente fosse in questo mercato attuale. Allora, ricordiamoci, il primo esempio è Buffon. Buffon del 2001, quindi pochi anni, 7 anni dopo la cessione di Oliver Kahn al Bayern Monaco, Buffon viene venduto per 105 miliardi di lire, che, guardo là perché non so la traduzione, sono circa 55 milioni di euro, quindi ho fatto anche un calcolo giusto con 1936,27. Quindi circa 55 milioni di euro, che è stato l'acquisto più oneroso della Juventus fino all'acquisto di Higuain, quindi chiaramente veramente un record pazzesco, per un portiere era sicuramente un record al tempo, 55 milioni di euro ovviamente in lire, una cifra pazzesca per uno dei portieri che aveva fatto molto bene al Parma, avendo vinto anche un'Europa League, Coppa UEFA. Un portiere Buffon che rispetto all'Oliver Kahn, 25enne, ceduto da una squadra di niente al Bayern Monaco, era un portiere già più affermato Buffon. Nel 2001 aveva 23 anni, quindi prima l'età era quella, però ha già fatto vedere qualcosa di molto interessante, anche perché era già nel giro della nazionale italiana, già da anni, e in Serie A dal 95, quando è stato, mi pare della nazionale 97, quindi chiaramente parliamo di un giocatore che aveva già fatto il suo, non l'apice, ma comunque il suo. 55 milioni di euro. Questo è l'unico esempio, uno dei pochi esempi, perché di portieri ceduti ce ne sono stati pochi a cifre straordinarie. Pensate che lo stesso Neuer, che è quindi diciamo, il successore dello stesso Kahn, è stato venduto a 30 milioni di euro a 25 anni, stessa età di, ovviamente, di Oliver Kahn. Già Neuer aveva fatto qualcosa di meglio, perché veniva una squadra che era un pelo più blasonata, e quindi era comunque in un contesto molto più favorevole per una cessione più onerosa. Chiaramente però sono passati degli anni, perché noi è stato ceduto rispetto a Kahn praticamente 15-20 anni dopo. Quindi chiaramente c'è il fenomeno inflattivo, c'è già l'euro, ma ci sono anche fattori sportivi da tener conto. Noi sappiamo che ha avuto l'apice migliore della sua carriera tra il 2013 e il 2016, qui poi ovviamente adesso è ancora molto forte, tra i migliori, però è un po' in fase di stallo. Parliamo di altri portieri. Ultimamente le stime si fanno circa portieri che potrebbero essere ceduti. Pensi a Donnarumma, ai De Gea, ai Courtois e così via. Mi sono affidato prima a Transfer Market per vedere quella che è la stima loro delle valutazioni di alcuni giocatori. Per quanto riguarda, leggo qua, me lo sono scritto, Transfer Market stima un valore tra i 40 e i 50 milioni per questi portieri nominati, quindi per i De Gea, i Courtois e i Donnarumma. Tra i 40 e i 50 però che sappiamo che i valori di mercato che stima appunto Transfer Market sono sempre un po' a ribasso, quindi bisogna sempre un po' alzare un po' l'asticella, perché sicuramente quei valori di mercato non sarebbero quelli che si andrebbero poi a stimare nel momento in cui il mercato si incontra, quindi la domanda offerta si incontrano. Quindi ho stimato che per questi portieri si possa pensare, tenendo conto della falsa clausola rescissoria del contratto di Donnarumma, che non c'è ma che era stata prevista, poi non è stata messa per questioni legate ovviamente, non so,
era di circa 70 milioni, voleva dire che Donnarumma sarebbe stato venduto tranquillamente per 50 milioni. Però parliamo di Donnarumma che è molto giovane. De Gea e Courtois, che sono giocatori sui 24-25 anni, 25, mi pare quest'anno anche 26, sicuramente potrebbero essere venduti tra una cifra tra i 60 e gli 80 milioni, secondo me. Quindi questa è la mia stima. Quindi ho pensato, tenendo conto di questa cosa qua, che per quanto riguarda Oliver Kahn, per l'Oliver Kahn 25enne, che proveniva da una squadra veramente di poco conto, quei 2,5 milioni di euro convertiti in realtà potrebbero essere non più di 15-20 milioni attuali. Questo perché comunque va fatto ben poco rispetto magari agli De Gea e Courtois, che per quanto non abbiano vinto nulla, sono nel giro della nazionale prima di tutto, hanno un'età molto simile, però sono anche in una squadra molto più blasonata, il Chelsea, Courtois, De Gea e il Manchester United. Dovessero andare al Real Madrid, chiaramente squadre di questo peso economico, secondo me anche 80 milioni ci arrivano per un portiere che è tantissimo, ma che comunque rappresenta un po' gli standard rispetto a poi quelle che sono le cifre che sono uscite per gli attaccanti e i centrocampisti. Quindi direi che per il Kahn 25enne che non proviene da nulla, direi che sui 20 milioni massimo ci si ferma. Un Kahn però più in là, poniamo caso che Kahn avesse poi chiesto la cessione al Bayern Monaco, cosa che non è successa, qualche anno dopo, nel momento in cui è nel top della carriera, e quindi verso il 99, quando ha 30 anni, prima dei 30 anni, perché poi ovviamente c'è il discorso del fatto che c'è un po' di calo fisico anche per i portieri, difficilmente le squadre comprano portieri ultra trentenni a cifre enormi, già è difficile trovare cifre enormi per i portieri giovani, dopo i 30 anni non tutti reggono, non tutti sono Buffon che arrivano a 40 in ottima forma. Ecco che per quanto riguarda Kahn, fine 30 anni al top della carriera, quindi fine 99, avrei azzardato una cifra molto vicina a quella degli stessi Neuer e compagnia bella. Neuer è uno dei portieri forse che fino al 2016, che ha avuto il top, fine 30 anni appunto, secondo me avrebbe avuto una valutazione più alta di tutti i portieri in circolazione, più alta degli stessi De Gea, Courtois, più alta di qualsiasi portiere. Mi sarei fermato ai 100. Quindi quasi come se fosse un portiere incedibile, cioè nessuno andrebbe però in effetti a spendere 100 milioni di euro per un portiere. La Juve ne spese 55, ovviamente tenendo conto dei vari discorsi inflattivi e così via, è stato qualcosa di pazzesco, è stata una scommessa vinta perché in effetti poi abbiamo trovato il portiere più forte del mondo. Non è sempre così, non sempre i rischi si assumono in questo caso, sappiamo che Buffon è stato comprato anche perché la Juventus era forte di cessioni importanti, quindi ovviamente aveva molta più disponibilità economica. Però qualcuno che arriva a comprarti un portiere talvolta non fa valutazioni così alte. Quindi per quanto riguarda Kahn, al massimo della carriera, io direi di azzardare al massimo della carriera con il mercato attuale un 80 milioni di euro, tenendo conto che ha fatto una finale mondiale solo nel 2002 che aveva già 33 anni. 33 anni, poi sarà un esempio che porterò anche con un altro giocatore, è già un'età in cui nessuno andrebbe a acquistarti a cifre onerose. Diciamo che poi già a 33 anni, nonostante avesse vinto il mondiale, c'è il fattore età che subentra, pertanto quella valutazione che fino ai 30 anni poteva essere tranquillamente di 80 milioni di euro, dopo i 30 anni va scemando, arrivando sui 40 fin tanto che regge. Diciamo che poi nessuno avrebbe veramente la disponibilità di comprare un 33enne, per quanto forte sia, ma un portiere comunque che magari ti dà altri 2 anni e poi non sai più come rientrare appunto nei costi sostenuti per questo acquisto. Quindi, ricapitolando, abbiamo un Oliver Kahn, nel momento della sua cessione, quei 2,5 milioni di euro convertiti li farei arrivare massimo 20-30 milioni di euro, non di più. Invece, per quanto riguarda Oliver Kahn, under 30 fino al 99, tenendo conto che poi l'apice l'ha avuto nei 3 anni successivi, ma ovviamente era già proprio vecchiotto, direi che si può arrivare tra i 60 e gli 80 milioni. Quindi teniamo questo gap. 20-30, 15-20-30 da una parte e 60-80 nella seconda parte. Bene ragazzi, il video finisce qui, ci vediamo la prossima volta. Vi spoilerò già di chi andrò a parlarvi, che è un italiano, un difensore, è il nostro ex Fabio Cannavaro, capitano della nazionale, giocatore importante anche per la Juventus e non solo, è uno dei difensori più forti e fermati al mondo. Vedremo un po' come andrò a stimare il potenziale, il valore di mercato in un mercato attuale e vediamo cosa viene fuori. Ci vediamo qui nel prossimo video, che sarà quello che sarà. Come sempre, forza, arrivo alla prossima. Ciao! Paura.